Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento è un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite: come fossi un dico, vivo, vivo, fino all'ultimo respiro, vivo come fossi un divo, vivo pure quando io non sono vivo, vivo. Benvenuti nella nuova puntata, abbiamo ospite, parliamo di un progetto musicale, perché qui si parla di tanti artisti nello stesso ambito, e però l'unico personaggio fondamentale è, lo abbiamo qui davanti, ospite. E parliamo del progetto Mediterraneo. Allora, la più domanda più semplice: come nasce questo progetto Mediterraneo, ma soprattutto come lo descrivi questo progetto Mediterraneo? Allora, Mediterraneo ufficialmente nasce a giugno del 2022 con l'uscita del nostro primo singolo, che è Sudare Sodo, cantato da Marco Gatti. Come nasce? Nasce dall'idea che la canzone per me è l'opera d'arte, non l'artista. Quindi vogliamo dare massimo rilievo alla canzone, quindi al testo, alla musica e alla vocalità. Quindi la particolarità di Mediterraneo, e mi piace pensare che siamo i soli, non lo so, è quella di scegliere per ogni nostra canzone un interprete adatto. Lo seleziono io insieme magari al nostro arrangiatore, insomma io lavoro attraverso l'etichetta Miraloop e scegliamo un interprete più adatto per la canzone che vogliamo pubblicare. A questo punto, intanto parliamo dell'ultimo singolo, Vivo. Quando nasce questo progetto, come si sviluppa per poi ottenere veramente il risultato e soprattutto come è stato scelto poi l'artista ad abbinare a questa canzone? Allora, Vivo è una canzone che io ho scritto perché ho fatto un cambio di vita abbastanza forte, ho lasciato il mio lavoro di 25 anni da ingegnere delle telecomunicazioni presso una multinazionale e ho deciso di dedicarmi almeno per un anno e mezzo, esclusivamente al mio progetto musicale. Quindi la canzone descrive questo cambio di vita e c'è tutta l'energia della voglia di vivere, c'è tutta l'energia della novità. Di rialzarsi, non dover andare in ufficio e dedicarmi solo alle cose che mi piacciono, quindi i viaggi e la musica. Poi in studio in Miraloop c'era questo bravo cantautore, Giolero, italo-svizzero, molto giovane, alla metà dei miei anni, e ho visto che aveva una voce molto adatta. Allora, anche per rendere il linguaggio più giovanile, più vicino ai giovani, ho dato la possibilità a lui di cambiare qualcosa del testo, di alleggerirlo, ovviamente lasciando il messaggio e il significato, e poi l'abbiamo fatto uscire quest'estate. E proprio oggi ho avuto la notizia dall'ufficio stampa che siamo i primi nella classifica delle radio indipendenti per quanto riguarda gli esordienti. Siamo al primo posto, quindi per i passaggi in radio delle radio indipendenti sono molto contento, grande soddisfazione. E abbiamo visto il videoclip, in realtà la danza in fondo femminile poi è un po' un seguito che dà senso, poi ci sono tanti cambi di scene, tanti cambi di colori, soprattutto tanti colori che però che terminano sempre comunque queste danze di tanti generi poi. Sì, allora il videoclip l'ho affidato a Niccolò Sacco, che è un bravo videomaker, e quindi dando giusto qualche indicazione, ho voluto che lui esprimesse quello che sentiva lui ascoltando la canzone. E quindi ha dato questo messaggio del protagonista. Questo protagonista che troviamo all'inizio e alla fine del videoclip, e poi tutto un mondo femminile.
La danza, che rappresenta la voglia di vivere, la felicità, quando siamo felici, le feste, se non c'è musica, se non c'è danza, non ci sono. E quindi anche i colori stessi del videoclip passano da questi colori più bui, più scuri, a questo passaggio anche della mia vita che c'è stata, a questi colori più accesi e più allegri. Questa è più o meno l'idea. Invece nella realizzazione dei brani, perché in realtà poi sei tu a tavolino e piano, comunque uno strumento, nascono prima le parole, nasce un riff, un beat, un accenno o qualcosa, oppure possiamo dire che come in una strada si incontrano per caso e navigano e camminano insieme alla fine. No, io ho un metodo molto preciso, perché nonostante abbia fatto un lavoro molto serio, diciamo comunque da ingegnere, ho sempre scritto canzoni da quando ho 10-12 anni. E la cosa che mi viene più facile è quella di iniziare da un ritmo. Quindi in base alle mie sensazioni che ho, inizio con un ritmo. Dal ritmo passo all'armonia. Una volta definita l'armonia della strofa, del ritornello, inizio a trovare l'armonia, cantandole in un italiano, insomma, finto, senza significato. Alla fine riascolto questa musica, questa melodia, con un arrangere che ho, faccio più o meno quasi tutto nella mia casa, insomma, abbastanza artigianale. Una volta che ho questa canzone, diciamo, solo musicale, mi arrivano delle immagini e comincio a scrivere il testo, incastrandolo nella metrica precisamente. Quindi i testi non sono tanto descrittivi, ma come un po' nell'inglese sono un po' più sintetici, da permettere anche a chi ascolta di interpretare in modo diverso il brano, oppure se è un po' più per descrittivo completo, da non lasciare nessuna interpretazione. Dipende dalle canzoni. In alcune sono stato più descrittivo, in altre invece sono delle immagini, che sono delle immagini un po' più aperte, come dici tu, e magari un maggior numero di persone che si possono ritrovare. Però ho anche canzoni più descrittive, come per esempio Sudare Solo, oppure anche Vento, Funk You, molto descrittiva. Descrive questa storia in un jazz club, di questo ragazzo che prova a sedurre una ragazza che gli piace, insomma, poi va a finire male. Quello, per esempio, Funk You, forse è il più descrittivo di tutti, è proprio definito. E invece a questo punto, musicalmente, tra i vari brani, tra gli ultimi brani che sono usciti, hai spaziato un po' su vari stili di musica, perché non sei abbinato a questo genere. Quale tra quegli artisti poi ti ha sorpreso ancora in positivo rispetto a quello che pensavi che ti poteva dare? In realtà ti ha dato molto di più di quello che pensavi alla fine. Eh sì, allora, i brani, come dici tu, hanno vari generi. Mi piace, è sempre più o meno pop, però ci muoviamo tra il funky, la musica un po' più pop dance, sono sottogeneri comunque del pop. E sicuramente Giolero, l'ultimo di Vivo, mi ha sorpreso molto perché il mio testo che aveva, diciamo, l'esperienza dei tanti anni vissuti, e lui invece con la metà dei miei anni l'ha alleggerito molto, rendendolo ancora più allegro, più piacevole, diciamo meno pesante. Mi ha sorpreso molto per la sua giovane età, Giolero. E invece la copertina del singolo, che poi in realtà è molto semplice, però efficace perché ci sono due colori. Da chi nasce quest'idea per poi ottenere questo risultato finale? Sì, è molto, secondo me è molto azzeccata. Abbiamo lavorato sempre insieme a chi ha fatto il videoclip, che si occupa della mia parte grafica nell'etichetta Miralup, ed è Niccolò Sacco, ed insieme abbiamo deciso di dare quell'immagine come se questa fosse una scritta fatta per strada su un muro. A volte queste scritte che troviamo sui muri, a Bologna ce ne sono veramente tante, si rovinano un pochino. Rovinano un pochino l'estetica, però a volte sono delle scritte che ci fanno riflettere. Quindi l'idea è stata quella,
di dare questo rosso mattone e con questa scritta come se uno fosse passato con della pittura e abbia scritto sul muro vivo per dare questo pugno, diciamo, e far riflettere. Perché è una parola forte, con tanti significati alla fine, e può essere aggettivo, sostantivo, l'ho usato nelle canzoni, nei diversi sensi della parola. Invece la tua sensazione che hai provato quando qui, alla fine c'avevi l'ultimo brano, parliamo di Vivo, l'hai sentito corretto appunto, da Joliero, e come quando l'hai sentito la versione definitiva, qual è stata la tua sensazione rispetto a quello che pensavi il progetto iniziale? Sì, è sempre quello il momento più bello. Dopo la scrittura, quando finisce la scrittura, il momento più bello è sentirlo riarrangiato, perché il mio brano, la mia demo che canto io, viene poi portata in studio alla Miraloop, viene riarrangiata con bravi professionisti, quindi viene suonata e anche vestita in modo molto più moderno, in più alleggerita anche nel testo da Giolero, quindi il primo ascolto è fortissimo, è stato fortissimo. Subito l'ho fatto sentire a chi era vicino a me, alla mia compagna, degli amici, è la sensazione più bella, perché è come quando nasce, non ho avuto questa fortuna, ma credo che sia come quando nasce un bambino, insomma, una creatura nuova. L'emozione è molto, molto forte, veramente forte. E vedendo le facce di Joliero, qual è stata la tua sensazione? Vedere proprio Joliero che alla fine ha preso le cuffie, l'ha staccata e l'ha tolta perché aveva finito. Qual è stata la tua sensazione vedendo Joliero in quel momento? Io quei momenti li perdo sempre perché io credo che ciascuno debba fare il proprio lavoro. A me piace, adesso non vorrei criticare i colleghi, però adesso si tende a fare un po' tutto. Ciascuno suona, canta, balla, insomma. Invece è difficile che uno sappia fare. Ci sono persone come il re del pop che ho dietro le mie spalle, Michael Jackson, che suonava, cantava, ballava da Dio a livelli altissimi, però noi, diciamo, più umani, dobbiamo fare quello che sappiamo fare. E allora la parte poi in studio io la lascio molto al mio arrangiatore con il cantante. Ascolto solo le fasi intermedie. Mi mandano gli MP3 e do qualche piccola dritta se c'è qualcosa che non mi torna. Quindi quella faccia lì, quando ha finito, io me la sono persa. Me la sono persa. Però anche lui è molto contento. Oggi poi ci siamo scambiati dei messaggi per questa scalata in classifica e contento di come sta andando il pezzo. Ci sono artisti in cui in fondo un pochettino ha influenzato il tuo modo di lavorare, comunque di sonorità, di impostare il tipo di lavoro, di canzone, di brano, sia di scrittura che a livello armonico, che può un pochettino involontariamente ti porti dietro, perché a forza di sentire comunque involontariamente un pochettino ti porti dietro. Sì, a me piacciono tutti i grandi cantautori italiani che danno importanza al testo e alla melodia. Io ritengo che la nostra tradizione sia legata alla melodia e a me piace, quindi c'è poco da fare. Io adoro le canzoni che hanno una melodia. Non ne dico una melodia banale, ma comunque ci sono anche melodie complesse. E quindi mi piacciono i brani di Battiato, del Battiato, diciamo, quello degli anni 80, di Dalla, mi hanno influenzato molto, Max Gazzè. Mi piacciono un po' tutta anche la scuola romana. Sì, dove c'è un bel ritmo, una bella melodia, una bella voce, un testo che abbia un senso, ecco, che sia significativo. E invece, secondo te, passando da un mondo che adesso si parla di intelligenza artificiale, comunque la base sono le piattaforme, perché un artista può esplodere oppure scomparire nell'arco di poche ore o pochi minuti, perché hanno un'invasione enorme di quantità di brani. Quanto effettivamente queste piattaforme, soprattutto poi nel tempo, l'intelligenza artificiale danneggerà o migliorerà? Non si sa che cosa farà.
Questo è un bel tema perché comunque i brani nelle piattaforme vengono, diciamo, promossi o penalizzati proprio dall'intelligenza artificiale, che io ancora la chiamo la demenza artificiale perché secondo me deve ancora migliorare molto, ma lo farà. Se ci ricordiamo i primi computer, il Commodore 64 dei nostri anni rispetto a quello che abbiamo dentro un iPhone, praticamente sono andati sulla Luna. Con una tecnologia molto più bassa di quella che abbiamo in un iPhone. Pensiamoci un attimo. Anche l'intelligenza artificiale credo che migliorerà molto, lo spero, e quindi che migliorerà anche molto la capacità di selezionare i brani. Anche se nelle cose umane io rimango dell'idea che non avendo la consapevolezza, questa intelligenza artificiale, non avendo questa coscienza, un'occhiata debba sempre darlo l'uomo o comunque un'equipe di persone. E comunque poi arriva il pubblico, alla fine, in un modo o in un altro, il pubblico, alla fine, e il tempo decidono le sorti di un brano. E a questo punto hai già fatto un primo salto in vuoto nel cambio proprio dal mondo lavorativo al mondo musicale. Poi quando ci sarà, a questo punto, quando sarà il salto di dire il cantante sarò io? No, mai, proprio perché ti dicevo, io non so cantare. Qualche collega, proprio in questi giorni, si è rotto l'autotune ed è stato veramente brutto sentire cantare in quel modo. Quindi io so di non avere le capacità per farlo e non canterò mai. Non canterò mai una canzone. Mi è stato proposto anche per dei pezzi in cui sono più parlati. E ho sempre rifiutato lì in studio e manterrò questa linea sicuramente. E sogni il cassetto promuovere e dare un brano a un artista attuale in auge, ci sarebbe qualche artista in cui effettivamente il sogno sarebbe così grande, però così tanto emozionante? Perché parliamo di emozioni in Sì, quel caso. mi piacerebbe dare un mio brano sulla città di Bologna a Luca Carboni o a Cesare Cremonini. Sarebbe veramente un sogno coronato, ecco, sì. È un brano che ho nel cassetto, però so che il salto tra la musica indipendente e quella dei big è quasi impossibile. Però, onestamente, ecco, questo sarebbe veramente coronare il mio sogno. Sì. Una band bolognese dove ci sono tantissimi artisti. Bologna ha un centro musicale abbastanza florido. Sì. A livello musicale, nella tua zona bolognese, a questo punto, quante persone ci conosci a livello bolognese che producono musica? Tanti, tanti. Poi ci sono tanti locali che fanno musica dal vivo, molto, molto carini, e sono i posti dove io vado ad ascoltarli anche. Spesso, quando cantano, diciamo, quelli meno famosi, sono i posti dove anche vado a pescare per i miei brani. Dove alla fine magari del concerto propongo di cantare una mia canzone. Sì, io mi sto muovendo da un paio d'anni in questo mondo, però ho iniziato a conoscere tante persone, c'è tanta gente che suona, adesso va molto di moda dare l'appuntamento attraverso i social, attraverso Instagram, in Piazza Maggiore o in qualche altra via, dove poi i ragazzi si mettono con i loro strumenti. E suonano dal vivo con un piccolo pubblico, locali, poi c'è la Phonoprint, che è un grandissimo studio dove hanno suonato Vasco Rossi, Lucio Dalla, Morandi. Beh, poi io vivo anche in centro, con i vicini di casa Curreri, Biagio Antonacci, li vediamo spesso, Vasco Rossi pure non è lontano. Anche Morandi, insomma, è la scuola bolognese, dai, insieme a quella napoletana, genovese, milanese, forse ecco, sono le più grandi scuole di musica italiana, ecco. A questo punto progetti, oltre a promuovere chiaramente Vivo, che già ormai possiamo dire che è vivo per conto suo, ha una vita sua già. Sì, Quali sono? adesso sta andando con le sue gambe, obiettivamente, sta camminando da solo. Le promozioni sono finite, però vedo che la gente
mi scrive, manda messaggi, continua ad ascoltarlo. È piaciuta molto, soprattutto alle radio. È piaciuto molto, sono contento. Prossimi progetti sono: sto lavorando su un'altra canzone che deve uscire fra un mesetto e mezzo, la canterà Aurora Convertini, che è stata scoperta da Fiorello, ha fatto qualche passaggio lì su Viva Radio 2, e la stiamo ancora sistemando. Poi la registreremo nelle prossime settimane, magari a ottobre dovrebbe uscire. La canzone si intitolerà Serenata ed è una serenata che una ragazza fa a un ragazzo. Ecco, questa è la novità, che in Beh, genere è il contrario. con questa azione bisogna essere uniformi, paritari, e quindi la necessità Mancava ancora mancava, e una quindi serenata fatta da una ragazza. una serenata che fa finalmente anche lei conquista il suo diritto di suonare una bella serenata. A questo punto, in base a essere che siamo vivi, stiamo ascoltando vivo in tutte le radio indipendenti. E spero che a livello nazionale poi anche possa prendere piede. A questo punto ci mancano due cose fondamentali: gli indirizzi dove poterti raggiungere e poterti ascoltare, poter ascoltare tutto il progetto Mediterraneo, Sì, e i saluti finali. allora, noi siamo su Instagram, mediterraneo.official, è il social che io seguo. E poi i nostri cinque brani, abbiamo pubblicato cinque singoli, li trovate su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Apple Music, tutte. Quindi, poi i videoclip su YouTube. E che dire, io ringrazio Pietro, ringrazio i radioascoltatori. Grazie di avermi invitato e spero di rivederci presto per qualche altro progetto. Sporticino Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, un cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento è un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Vivo come fossi un vivo, 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 fino all'ultimo respiro. Vivo come fossi.